Noi siamo la città che nel mondo è più cambiata culturalmente negli ultimi 40 anni e lo stesso cambiamento straordinario hanno fatto i viticoltori, passando dal vino di quantità che serviva solo per tagliare altri vini, al vino di qualità DOC ormai presente su tutti i grandi mercati internazionali, passando da radici senza ali che facevano soffocare Palermo così come anche i vitigni, alle ali messe alle radici che fanno volare il vino come Palermo, al tempo stesso una visione di futuro superando la logica di eterno presente del vivere alla giornata, avendo una visione e un progetto. Credo che siamo in presenza di un grande cambio culturale. Lei ha vissuto tante fasi della vita di Palermo e della Sicilia, adesso in che fase siamo? Ho iniziato quando Palermo era capitale della mafia, adesso è capitale della cultura, scusate se è poco. Beh, siamo tra le primissime posizioni, lo scorso anno abbiamo fatto circa 30 milioni di bottiglie, quest'anno ne faremo più di 60, quindi sicuramente tra le prime 5. Invece dal punto di vista dell'esportazione, quali sono i mercati di sfogo per i vostri vini? Tantissimo abbiamo investito negli ultimi anni negli Stati Uniti come consorzio, come singoli produttori e poi anche la Germania, chiaramente l'Italia è il più grande mercato per tutti noi. Anche il vino può contribuire a far cambiare l'idea che il mondo ha della Sicilia? Ma io penso di sì, perché noi abbiamo creato anche un messaggio, una comunicazione che è centrata sulla bellezza della Sicilia. Il vino buono si fa in tutte le parti del mondo, noi non pensiamo che il vino siciliano sia migliore degli altri, però noi abbiamo qualcosa che dobbiamo venderci, perché il vino evoca. Uno beve un bicchiere di vino evocando il territorio da cui proviene. La Sicilia evoca molto, immagini, abbiamo un patrimonio archeologico immenso che è poco sfruttato, quindi noi vogliamo vendere la Sicilia, vogliamo vendere il vino perché è fatto in Sicilia.